Ben ritrovati in compagnia della Voce del Consiglio con un nuovo appuntamento settimanale della rubrica dedicata di fatto a tutti i principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando di PNRR, ovvero Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, perché la Toscana istituisce un tavolo permanente proprio per cercare di pianificare i fondi in arrivo che sono davvero tanti. Facciamo il punto. Sarà costituito un tavolo tecnico consultivo permanente composto da esperti qualificati e studiosi sull'attuazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quanto prevede una mozione approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza. L'atto, presentato dal capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli, è stato emendato inserendo anche l'impegno per la Giunta Toscana a fare in modo che il tavolo tecnico riferisca alle commissioni competenti e al Consiglio sugli stati di avanzamento dell'elaborazione riguardo alle proposte della Toscana del piano. La mozione prevede anche l'impegno a informare gli enti locali sulle progettazioni che riguardano i loro territori. Approvata sullo stesso argomento anche la mozione presentata dalla Lega a firma di Elisa Tozzi, che impegna la Giunta a costituire un'unità di coordinamento o cabina di regia regionale per inserire un raccordo politico strategico e operativo tra Regione, enti locali, città metropolitane e ministeri di riferimento sul modello di quanto previsto a livello nazionale. Il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa, quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica, del superamento delle differenze tra territori e tra genere, di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Ecco, per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori, di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province, i suggerimenti che verranno dalle imprese. E crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e alle priorità per raggiungere questi obiettivi, noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità di queste risorse che arriveranno e che sono fondamentali non soltanto per la ripartenza dopo la pandemia, che ha ovviamente acuito le criticità, ma anche per rilanciare un sistema economico, un sistema sociale, quello toscano, che sicuramente può avere nella regione un punto di riferimento importante per la sua ripartenza. Io credo che oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito, immediatamente, a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione, perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta, Consiglio, ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa regione, dove queste risorse, quelle che arriveranno e che saranno incanalate nei bandi, dovranno essere spese bene, spese in modo efficace, affinché appunto questa sfida storica possa essere portata a termine davvero in modo positivo per tutti quanti noi. Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti. Ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito
quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana, la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi. Mancava, a nostro modo di vedere, il coinvolgimento del Consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta, abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati recepiti, e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di quantomeno ci sia una volontà di dialogo. Questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica. In Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi, 760 miliardi di euro. Oltre la metà andranno restituiti, quindi sulle spalle nostre, che siamo i rappresentanti dei cittadini, i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentarli in Consiglio regionale, vi è una responsabilità tale da impegnare non noi ma tre generazioni dopo la nostra. Quindi la politica non può, deve utilizzare i tecnici, ci mancherebbe altro, ma non può abdicare ai tecnici. Non può dire nominiamo la cabina di regia, nominiamo il tavolo e che siano altri a decidere come si spendono questi soldi. Noi siamo stati eletti per rappresentare i cittadini e noi dobbiamo assumerci le responsabilità di come spenderemo questi soldi. Per dire un giorno ai cittadini che grazie a noi ci sono delle opere, o perché i cittadini dicono a noi che in virtù delle nostre scelte sciagurate abbiamo sprecato questi soldi. La responsabilità è politica e per fortuna è stata recepita. A me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche, perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso, possa essere un progetto e progetti, diciamo, condivisi da soggetti pubblici e privati, ma una coprogettualità che faccia partecipi della Regione Toscana delle esigenze dei territori, al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale, tempi ed esecuzione. Quindi una discussione che entra nel merito, ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha visto approvato il proprio progetto. Questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro governo. Il cambio di governo, il presidente Draghi, ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole. Noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni e questo è anche merito ovviamente del presidente Draghi, ma in particolar modo anche di Italia Viva, che con l'operazione politica che ha attuato, inizialmente magari non compresa, oggi rende tutto questo possibile. Per quanto riguarda l'ambiente, invece, dal Consiglio regionale il tema dell'amianto, dello smaltimento e anche della tutela del territorio in merito a questo aspetto con un piano specifico. Presidente e giunta regionale dovranno presentare quanto prima il piano regionale per la tutela dell'amianto con i necessari finanziamenti e prevederlo come priorità all'interno del piano regionale di sviluppo. L'impegno è al centro di una mozione presentata dal consigliere della Lega Elisa Montemagni, prima firmataria, che da un lato punta a disincentivare lo smaltimento di materiale contenente amianto nelle discariche, dall'altro vuole incentivare la nascita di impianti industriali capaci di inertizzare rifiuti contenenti amianto, dando un concreto impulso all'attività di bonifica e alla nascita di un'economia circolare di sottoprodotti riutilizzabili in edilizia e cantieristica. Presidente e giunta regionale dovranno infine sollecitare il governo nazionale affinché siano previsti consistenti incentivi per la bonifica di tetti e coperture in amianto. Abbiamo portato questa mozione perché sono anni che si ampliano le discariche per lo smaltimento dell'amianto e riteniamo che senza un piano dell'amianto, che ormai attendiamo da 8 anni e di cui anche in questa mozione abbiamo chiesto una veloce stesura e quindi un arrivo in aula il prima possibile, sia necessario mettere anche dei paletti e cercare di portare anche delle proposte alternative. Ad oggi l'amianto finisce tutto in discarica in Toscana, ma ci sono comunque dei progetti che in altre regioni sono stati portati avanti per cercare di riutilizzarlo. Questo anche nell'ottica dell'economia circolare, perché tutto il rifiuto deve poter trasformarsi in qualcos'altro. Quindi noi abbiamo chiesto che si velocizzasse l'arrivo del piano dell'amianto in aula, che riteniamo fondamentale, che si
valuti la possibilità di andare a recuperarlo invece che ampliare le discariche. Mi riferisco in questo caso a Cava Fornace e La Grillaia, che sono le ultime che ad oggi hanno subito questi ampliamenti. Ovviamente abbiamo anche chiesto in audizione in commissione, tramite documento firmato, che vengano a riferirci sia ARPAT che ARRR, proprio per cercare di capire se ci sono già delle valutazioni, se già ci sono delle sperimentazioni o dei progetti fatti anche in altre regioni che possiamo prendere ad esempio. Il Consiglio regionale ha approfondito pure un altro argomento, quello dei tirocini, in particolare non curriculari, con un potenziamento che arriva proprio dall'aula dell'Assemblea regionale. Il potenziamento dei tirocini non curriculari quali esperienza formativa, orientativa o professionalizzante fondamentale per i giovani toscani è al centro di una mozione presentata da alcuni consiglieri del PD, primo firmatario Fausto Merlotti, che l'aula di Palazzo del Pegaso ha votato a maggioranza con 23 voti a favore e 2 contrari. La Regione Toscana ha promosso l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con un cofinanziamento regionale per attivare 3 tipologie di tirocinio: non curriculari, tirocinio curriculare e praticanti finalizzati all'accesso alle professioni. Il tagliando e la, come dire, revisione, l'adeguamento della legge prevede alcuni passaggi importanti, quali il feedback che i tirocinanti possano dare sulla loro esperienza formativa, l'aumento del contributo fino a un massimo di 100 euro in base alla disponibilità che la Regione Toscana, diciamo, si impegna ad erogare come riconoscimento per questa formazione, per questo impegno delle studentesse e degli studenti, e in particolare anche la possibilità di aumentare l'età per cui si può accedere a questi tirocini non curricolari, ma fondamentalmente l'importanza di ribadire che sono tirocini di formazione, orientativi, professionalizzanti e non di lavoro. Quindi non confondiamo il tirocinio con il lavoro, la manodopera, che hanno altre tipologie di contratto a cui devono sottostare. In particolare c'è anche, per chi ospita, quindi per le imprese, i professionisti che ospitano il tirocinante, l'impegno da parte della Giunta tramite questa mozione a semplificare e snellire l'iter burocratico per attivare il tirocinio stesso. E anche questa è una richiesta che dal mondo delle imprese, dal mondo delle libere professioni era venuto ed era, come dire, richiesto per attivare sempre più corsi, diciamo, tirocini che permettessero alle ragazze e ragazzi di fare vera e propria formazione. Perché la pandemia, e chiudo su questo, sicuramente avrà strascichi sul mondo del lavoro anche in Toscana, forse con numeri meno importanti di altre realtà territoriali, di altre regioni, ma anche qui da noi ne soffriremo potenzialmente, e quindi avere opportunità di formazione, diciamo di orientamento per le giovani e i giovani della Toscana è chiaramente un fatto di notevole importanza, e penso, e abbiamo pensato come Consiglio regionale, che fosse questo giusto il momento per poter rivedere e riformulare la legge che si occupa di ciò. In chiusura ci occupiamo anche di arte e spettacoli, con la ripartenza degli eventi in questa estate con l'allentamento dell'emergenza sanitaria. Una delle città protagoniste in questo periodo nel territorio regionale è quella di Scandicci. Vediamo. Dopo un periodo devastante per il mondo della cultura come quello appena trascorso, legato alla pandemia, arte e spettacolo ripartono con il piede sull'acceleratore. Tantissimi gli eventi, infatti, che tornano a popolare le città della Toscana. Anche a Scandicci torna Open City, un festival che quest'anno sarà all'insegna della meraviglia e che porterà con sé oltre 140 appuntamenti in 30 spazi diversi, fra pubblici e privati. Questo cartellone di eventi da il
segno vero della ripartenza. Ormai giornalmente ogni comune cerca di dare messaggi di positività e allora è bello che questo cartellone sia stato costruito dal basso, con un vero processo partecipativo che coinvolge mondo sociale, mondo economico, che coinvolge le tante associazioni del territorio che hanno dato ognuno la propria parte per lanciare questo messaggio di speranza, un messaggio di positività. Sarà un'opportunità importante per tante persone, per tanti ragazzi, per tante famiglie di poter uscire, stare insieme e stare insieme alla cultura. Ecco, questo, quindi noi sosteniamo volentieri questa attività perché, posso dirlo, non ci si nutre solo di cibo, ma ci si nutre di tante altre cose, soprattutto di cultura. Quindi, insomma, è per noi importante, le persone e non sono consumatori. È davvero tutto, con questo termina qui la nostra puntata della Voce del Consiglio, l'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana, ma potete sempre restare quotidianamente connessi anche a tutti gli aggiornamenti, a tutte le notizie che arrivano dall'Assemblea Toscana tramite il sito www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV 38. Arrivederci.